Nost rerum ac libertatis extremos recessus ipse, ac sinus fame in hunc diem defendit. I soggetti sono recessus ipse, ac sinus, accompagnato dal suo genitivo fame, concordanza senso con un singolare defendit, nos, complemento oggetto da concordare con extremos, terrarum ac libertatis in hunc diem. Recessus è l'isolamento, letteralmente è derivato dalla radice del verbo recedere, tirarsi indietro, tirarsi in disparte. Qui diventa sostantivo. E ipse serve da rafforzativo, come se volesse dire perfino l'isolamento, l'isolamento stesso. Ac sinus. Il sinus, come primo significato, è la piega di un abito, è una... Scusate, detesto registrare, non ce la faccio più con queste cavolo di lezioni, tra un po' sclero, qui cerco di concentrarmi. Il sinus è una piega, normalmente la piega di un abito, però potrebbe essere anche un'insenatura, una curvatura. Qui, un po' come in recessus di prima, indica qualcosa che non si vede bene. Abbinato al genitivo fame, potrebbe essere inteso come l'oscurità della fama, cioè il fatto di essere poco conosciuti. Il senso del discorso è questo: Kangako dice ai suoi compagni, noi abbiamo vissuto lontani in fondo dal mondo civilizzato. Poco conosciuti, ignoti alla maggior parte del mondo, e questo è stato un bene perché ci ha difeso, ci ha protetto. Il fatto di essere un popolo di scarsa gloria e di scarse possibilità è stato per noi garanzia di libertà. Ecco, questo è il senso. La traduzione letterale è la stessa lontananza e l'oscurità, letteralmente proprio la piega, il buio della fama. Defendit, ha protetto noi, extremos terrarum ac libertatis, gli ultimi delle terre, alla lettera, cioè gli ultimi del mondo ancora conosciuto, e anche gli ultimi della libertà, cioè gli ultimi ad essere rimasti liberi, in hunc diem, fino a questo giorno. Vedete che la scrittura di Tacito è sempre molto più sintetica di quanto non si debba fare per poterla poi rendere e capire in italiano. Anche in questa breve frase si vede l'apparato retorico che appartiene di certo a Tacito, uomo colto, e non al barbaro Kangako. E tuttavia non suona falso, carica di significato e di intensità emotiva quello che Kangako sta dicendo. Proprio con la metafora lì, no? La piega della fama come qualcosa di oscuro che chiude, isola e protegge. E poi una forma retorica decisamente inconsueta, lo zeugma, cioè l'abbinamento, l'aggiogamento di due genitivi, terrarum ac libertatis, zeugma tecnicamente è proprio la parola greca che significa giogo, no? Cioè mettere insieme due termini grammaticalmente nello stesso caso, come dipendenti da extremos, ma con una valenza diversa. Quell'extremos regge di fatto un sostantivo che logicamente è appropriato per lui, il genitivo terrarum, e uno invece astratto, come libertatis. Quindi vengono in pratica messi insieme due aspetti diversi collegati tra di loro, no? Questo significa zeugma. Aggiogare, tenere insieme due termini diversi. Nunc terminus Britanniae patet, atque omne ignotum est pro magnifico. Ora patet si apre terminus Britanniae, il confine della Britannia, cioè non c'è più barriera che possa essere frapposta tra loro e romani. E omne ignotum e ogni cosa e ogni territorio ignoto, est pro magnifico, espressione idiomatica equivale al nostro, è considerato bellissimo. Il verbo sum in questo caso diventa verbo di valutazione. Sed nulla iam ultra gens, nihil nisi fructus ac saxa. Se prima il fatto di essere lontani, soli, isolati è stata una difesa,
Adesso questo fatto evidenzia la fragilità dei Caledoni, non si può più arretrare. Di fronte all'avanzata romana, spesso le tribù britanniche hanno scelto di muoversi verso nord, ma ora non c'è più nord alle loro spalle, c'è soltanto il mare, non c'è via di scampo, bisogna o combattere allo stremo e sperare in una straordinaria quanto improbabile vittoria, oppure soccombere. Sed, sottinteso verbo essere, iam nunc gens ultra, ma ormai non c'è più nessun popolo oltre, da intendere come dicevo prima, cioè più a nord, alle nostre spalle. Nil, e diventa un rafforzativo, nunc, nisi, se non onde e scoglie. Et romani infestiores, i romani sempre più pericolosi, infestus è nemico, qui usato con il comparativo, come comparazione assoluta, proprio per indicare una sorta di escalation di pericolosità. Quorum effugias frustra superbiam per obsequium ac modestiam, dei quali effugias. È un tu generico, come se Calgacco cercasse di parlare a ciascuno dei suoi uomini, rendendoli più partecipi, ed è un congiuntivo indipendente che indica il tentativo, quindi dei quali cercheresti di evitare, cercheresti di sfuggire, frustra inutilmente la superbia. Attraverso quel perfio accusativo diventa un mezzo, attraverso la sottomissione e l'umiltà e l'obbedienza. Raptores orbis, posquam cuntra bastantibus de fuere terre, mare scrutantur. Il soggetto sottinteso qui sono i romani, con i quali è concordato il raptores al nominativo. Predatori del mondo. Raptor, no, deriva dalla radice del verbo rapio, quindi che indica proprio chi è rapace, no? Chi non si accontenta mai. Posquam, defuere, la forma contratta per defuerunt, dopo che vennero a mancare le terre, vastantibus cuncta, a loro che devastavano tutto quanto, il vastantibus è dativo, ma ha sempre per soggetto sottinteso i romani, scrutantur mare, si rivolgono al mare. Espressione a chiasmo, no? Con i defuere terre di prima. Si hostis et mocupres avari, sottinteso sunt, si pauper, di nuovo sottinteso, sunt ambiziosi. Quos non oriens satiaverit, non occidens. Qui veramente il periodo diventa estremamente sintetico. Se si hostis est mocupres, se il nemico, l'avversario, è ricco, sottinteso, i romani sono avari, che alla latina sta per avidi. Si, sottinteso, hostis est, quindi se povero, letteralmente, si intende dire se il nemico è povero, sunt romani, sottinteso, ambiziosi, sono superbi. Quos, la relativa va introdotta con un antecedente in italiano, loro che, romani che, né l'Oriente né l'Occidente potrebbe saziare, dominatori del mondo, il loro possedimento si estende. Dalle colonne d'Ercole all'Oriente, come ora conosciuto. Soli omnium opes atque inopiam pari affectu concupiscunt. Soli, come predicativo del soggetto, romani, sempre sottinteso, omnium, genitivo partitivo, concupiscunt pari affectu opes atque inopiam. Loro soli, tra tutti, concupiscunt, il cum davanti al verbo copio, cupio, funge da rafforzativo, lo rende ancora più forte, no? Bramano, con pari intensità, pari affectu, sia le ricchezze che la povertà. E poi arriviamo all'ultima frase del discorso di Calgaco.
Una frase che ha una costruzione qui effettivamente retorica, con quei tre infiniti che costituiscono una specie, anzi senza una specie, sono di fatto un climax ascendente, concordati in asindeto, senza né la punteggiatura né le virgole. È un inizio molto forte, che corrisponde ad una vera e propria sentenza. È un momento in cui Tacito veramente cerca di dare voce un altro, no? Di interpretare il punto di vista di chi subisce la dominazione romana. Auferre, trucidare, rapere, falsis nominibus appellant, prendete il verbo sotto, lo portate su, imperium, atque ubi facunt solitudinem, sottinteso di nuovo, appellant, pacem. Auferre, aufero, portare via, ma non è un portare via nel senso di togliere, di allontanare, è un verbo che sottintende già un gesto di violenza, quindi potremmo tradurlo come un razziare, trucidare, può rimanere così anche in italiano, rapere, rubare, chiamano con falso nome, impero. E dove hanno fatto un deserto, lo chiamano pace. Come se la Pax Romana, agli occhi di Cangaco e dei Caledoni, fosse la pace dei morti. Dopo lo sterminio c'è un silenzio che non è pace, è cimitero.